Ti sto per aprire! Sì, ok, vi spiego un attimino il perché di questa sua affermazione. Dovete sapere che da sempre, fin dall'alba dei tempi, le partite a FIFA tra me e mio cugino non sono molto equilibrate, a favore mio. E quindi, di conseguenza, dal momento in cui io mi sono rotto il gomito e mi sono dovuto mettere una stecca, e quindi ovviamente ho un braccio totalmente inutilizzabile, lui mi ha proposto: vogliamo giocare adesso che finalmente ti batterò? Ed ecco il perché di questo video. Ora, bro! Ti sto per aprire! No! Non succederà mai. Allora, aspetta, perché io in realtà volevo mandare l'audio. Un audio buono tra 3, 2, 1. Bene, ok, è stato veramente un piacere. Però magari se comincio a registrare lo schermo è anche più bello. Perché hai messo tu? Hai spinto X? Perché? Dobbiamo riavviare il gioco adesso. Non è vero, mi sa di sì. Assolutamente no. Come scommettiamo? Ma ti darei la mano, ma non posso. Salve a tutti ragazzi, anzi no, la fanno bene. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale con mio cugino. Dov'è? Sei ritardato, io suppongo, questa cosa da anni evidentemente ho ragione. E oggi signori siamo qui con un video veramente, ma veramente, dillo tu, esorbitante. Come cazzo che mi sto dando? Non si sa. Però comunque no, a parte gli scherzi, non so come si intitolerà questo video, perché devo trovare un titolo che raffigurerà insomma l'entusiasmo, l'enfasi non indifferente e l'autismo di questo video. Ma la cosa più importante qual è? Che lui è convinto di potermi battere a FIFA. Io ti romperò il culo. Ma diciamo questa io cosa. Te lo apro, allora, ci infilo la testa. No, ci faccio il motorbot. Non è a tiro fuori. Un'immagine proprio bellissima, però te lo assicuro. È evidente che io sia più bravo di FIFA, ma è normale perché lui non ha la play. Però che cosa significa? Che oggi che io sono neanche ingessato, perché col gesso avevo l'idea più libera e potevo giocare. E come infatti vi lascio il video questo ora nelle schede. Ho la stecca, cioè io non posso impugnare un joystick. O forse sì. Io vincerò con il potere del bracciale della Coca-Cola. Ecco, pensa come sta. Gestione squadra o andiamo? Ma io in realtà gestione squadra dovrei fare gestione mani più che... Cioè aspetta. Bro, sei pronto a prendere la scoccia più importante della tua vita? Vai. Guarda, questo rimane pure in piedi. Dalle tue cosa? Dalle mie doti calcistiche di questa sera. Olè! No, subito. Che cosa ho fatto? Aspetta, mi sono perso. Ho tipo. Che? Il mio dito cosa è successo? No, il mio dito è entrato dentro al tasto. Io invece sento il tasto rigido. Penso questo di aver qua rotto mi sta dando il joystick. Problemi. Aspetta. Io sento l'R1 che mi dà problemi. Io sento un'altra cosa rigida. No, perché ancora non mi ha fatto gol, quindi mi. Ah, bastardo! Hai visto che chiusure? Questa sarà la sfida del secolo. Oddio, l'inserimento! Lo serve bene! Geco! Vabbè, sì, è una gran conclusione, ammetto. Occhio però, ragazzi, non giochiamo. Bravo, Lorenzo, di merda. Pensavo dove l'avessi... vai? Pensavo... No! Aspetta, fermo, vede, non giochiamo. No! Perotti non c'è io. Vabbè. No, occhio! Ma che dire? Che dire? Fanculo. Che dire, non riesco a giocare, ho sbagliato tutto. Mamma mia, questo non è il polso, sono io. Giusto, questo sono io. E questa è la terza volta che fai sta paperata, è vero. Perché anche le altre partite lo facevi. No, ma è un mio classico, ragazzi. Giocando tutti in FIFA, così mi segnate sempre, perché io rinvio palla corta. Ragazzi, adesso a parte gli scherzi, giochiamo a pallone, come sappiamo fare noi, De Rossi. E ripartiamo, questa azione ci porterà al gol. Te lo dico prima, perché così lo sai, poi non sei sorpreso quando la palla entra in porta. L'ha messo. Ragazzi, quando lui lo dice... Ogni volta quando tu lo dici funziona così, cioè. Perché tu ti inibisci. Io mi inibisco, è vero. Beh, gol brutto come. Vabbè, ma Gigi non dovrebbe neanche essere lì, diciamocelo, dai. E quindi dici che. L'ha fatto apposta. Gomblotto. Vedrai che è gomblotto. Bel passaggio. Occhio che al 27esimo faccio sempre, E niente, vabbè, cioè, ovvio, Mi sa che FIFA ti prende troppo. Occhio! Madre mia. Mamma mia! C'era un buchetto lì molto invitante. Lo so, io dei buchetti mi emoziono sempre. Dai che l'hai presa, dai che l'hai presa. De Rossi, prova, però tira, Daniele. Ho capito che c'è una certa. Attenzione all'inserimento, Attenzione all'inserimento di Daniele, che la mette dentro. No, non messa male. Ah! Troppo lunga. Però sulla fiducia recupereremo palla. Ed infatti. Ale, grazie. Bravo di palla. Per rendere un senso alle mie frasi, non fare pubblicità occulta a Manolas. No, la Gigi. Peccato perché erano le 22:22. Manolas alle 22:22. No, però ti tienilo, Tienilo, no. Bastardo, dovevi buttarti.
Ragazzi, al mio 3 un applauso ad Alessio. 1, 2, 3. Oh, il mio è stato il più bello sicuramente. Ok, ok, bro, ok. Allora, la situazione potrebbe anche essere emozionante. Sì. Tu sei sicuro che vincerà questa partita? Quella flow, quella flow, partita in posizione regolare non l'abbia mai. Non l'abbia mai. Questa. Tua mamma. Ah, okay. Questa era tipo la tattica, esatto. Voglia laterissimissima. Occhio a scritto. Ma non mi puoi far ridere mentre ho palla. Palla recuperata. Perotti la mette, sta arrivando una in gola. No. Vai, vai, subito, 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 subito. Tutti in avanti, tutti in avanti, tutti su. Ah, si va anche meno, è dato una perdi. Guarda Perotti però. Troppo di dire guarda Perotti però, poi perdo palla io. No, è monito una perdi. Ma non è vero. Ha visto ancora Perotti, lo serve, largo, destro. Deviata. No. E invece ti dico di no, fidati. In realtà dicono che i vaccini fanno diventare down. I chi? I vaccini. Occhio a Strootman. Hanno mai provato a far giocare, cioè a far vedere un video di Young Signorino con i figli? Ah ecco. Pensa, c'è gente che lui ha fatto un concerto, c'è gente che c'è anche andato. Sì, tra l'altro lui non si è presentato, cioè gente c'è andata e lui no, esatto. Però attenzione ancora a Strootman. No, Gigi, che parata ha fatto? Che parata ha fatto? Che parata è? Bene, è stata una partita all'altezza delle aspettative. A meno che vabbè. Fino in fondo Kevin. Fino in fondo Kevin. Dentro. Sì, vabbè, ma non è possibile. Sotto le gambe se l'è fatta mettere sto mondo atletico. Vabbè ragazzi, devo ammettere, okay. Devo ammettere che questo è stato un gol abbastanza brutto. Cioè almeno secondo me. Ciannella. Fischia pure, vaffanculo, stavo andando in. No, bro, non puoi. Non puoi lanciare i joystick che poi si rompono. Immeritatissima sta partita. Mi stai sfidando? Mi stai ispirando? Vieni qua, però. Ne parliamo. Cioè, tu eri convinto di battermi. Hai preso abbastanza la sveglia? Che sveglia? Cioè, hai dato una punizione e non sai neanche te come hai fatto. Hai fatto all'ultimo un gol di merda, ma di proprio di merda. Ed è finita 2-1. Però vuoi rivedere la partita? Cosa vuol dire? Quante volte hai superato la metà campo? Tante. Con i lanci di Gigi. Ah, ecco. Poi la palla tornava là. E allora, visto che tu sei convinto, adesso facciamo Juve-Roma. Vedi, giochi anche in casa. Gioca partita di ritorno, vai. Still glow. Oh yeah.